Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sono qui ai Golia, come vedete. Sono qui perché ho approfittato del fatto che ci sono, a parte c'è un freddo della Madonna, come vedete sono bello vestito. Allora, ho approfittato perché ieri e l'altro ieri c'è stata un'intensa pioggia, infatti là davanti a me c'ho le montagne piene di neve. E quindi i fiumi si sono tutti sporcati. Ho detto perché non tornare ai Golia dopo tanto tempo per fare qualcosa di diverso dal solito. Ho deciso di prendere la cosa più semplice al mondo, ovvero ho preso su degli spunti da rotaia con una canna media che chiunque può avere. Perché molta gente che vuole venire qua mi chiede cosa mi consigli di prendere, di portare per andare a pescare i Golia. E oggi vi faccio vedere come prendere e divertirsi con la roba più semplice del mondo. Una cannetta semplice che tutti possono avere, una cannetta light, non specifica, e una scatola di spugna. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate tanti like al video e per altri video del genere. Dunque vi lascio il video. Ecco qua, dopo tanto tempo, vabbè, andiamo di spoon, in questo caso un bel, come si chiamava questo? Non lo so, andiamo con 1,8 g, bello leggerino, tanto la cannina è leggerina. Oh, qua c'è una trota, vediamo se ci dà. Ecco, sta già scappando. È venuta su una trotina. Cerchiamo di fare una specie di trottare, anche se la canna non è trottare. Lo spun sì. Però dai, si avvicina abbastanza la canna a trottare, quindi è abbastanza morbida per riuscire a pescare. È leggera, quindi anche la lunghezza non è tanto diversa da una canna da aria. Aspetta, però noi potrebbe servire questa in effetti. Ok, forse è da cambiare il colore, non è su qualcosa più naturale. Dio buono, c'è un'altra trota. No, sì. È arrivato fin qua sotto, ma niente. Sono belle sospettose. Proviamo a cambiare spunza. Proviamo a cambiare lo sbunza. Andiamo sul naturale, vediamo cosa combinano sul naturale. Là dell'albero, che è sempre stato un buon posto per prendere.
Presa e andiamo per la trottina. Eccola là, bella trottinina. Adesso andiamo a liberare, guarda, ho fatto tutto da sola. Eccolo qua, nero e marrone, 1,8 grammi. Ora bisogna farlo affondare. Oggi quelle attive stanno sotto, quindi le accontentiamo. Non saprei se andare su uno spoon più piccolo o sempre stessa dimensione, stesso peso, ma magari di colore più acceso. Adesso qua sto imitando il pellet, però cosa fare. Eccola qua, bellina questa, un pochino più grande. Oh, si è slamata da sola. Allora, ecco, ho fatto anche un tiro di merda. Allora, direi proprio che stanno molto basse. Il naturale ci sta bene, adesso proviamo a cambiare spoon. Vediamo un po' se cambiando colore magari si vede un po' più di attività. E stanno qua vicino allo scalino, a quanto pare, che entrambe le ho prese abbastanza sotto. Adesso vediamo se cambiando colore, sto pensando, potrei metterci un bianco rosa, non sarebbe male. Vediamo un po'. Verde questo in teoria, 1,8 e l'altro è 2,2, prendiamo il 2,2. Dato che dobbiamo andare sul fondo, prendiamo qualcosa un pochino più pesante. Cambiato forma, ritornato a quella iniziale. Presa infatti, primo lancio. Eccola qua, carina. Eccolo qua. E allora, eccolo qua. Trottina, adesso andiamo a liberarla. Eccola là. Primo lancio. Sono ritornato al colore pellet, marrone e nero da una parte. Te, vediamo, non so se vedete bene, in 1,8 grammi. Sono tornato alla forma un pochino più stretta e subito ho pagato primo lancio, quindi direi che ci conviene continuare. Prima sto usando la forma un pochino più allargata per recuperi più lenti, ma a quanto pare preferisco la forma un pochino più stretta. Presa! Porco cane, questa era bella! Questa era bella grande, sullo stop. Sullo stop l'ho fermata, pam! Botta! L'ho già dato un'altra mangiata, quindi che non avevo capito se era il fondo, un sasso o un pesce. Cazzo, questa era bella. We'll be right back.
È un affario questa. Ah, ieri affario, mamma mia, qua sotto. Queste sono piantate. Sei qua, sei qua. Procura. Presa. Che figo! L'ho mancato 70 volte. Eccola qua. Lo spino. Nero e marrone. Dice la sua. Stesso spoon, non cambia la storia. Fario, Puccini. Wow. Hop. Presa. Bella. Bella. Dai, chiudiamo un po' più la frizione. No, 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 nell'albero, no, nell'albero, no, nell'albero. Questa... No, si è slamata. Cazzo, no. Però adesso che sto capendo un po' come funziona, inizia ad essere carino, eh. Questa volta in superficie, sempre recuperando molto veloce. Però là, io ne vedo una. Almeno una. Presa, no! Recuperiamo. Gaivi. Gaivi, allora là ce ne sono un altro paio. Li vedo da qua. Li ho tirati in testa. Ops. Mia colpa. Ce l'ho dietro però. Dobbiamo stopparglielo. Riprendiamo. No, niente, mi sa che ho fatto una cacata. Ho fatto una grande cacata. Soprattutto a tirarglielo in testa. Però li vedo ancora là. C'era una cosa floating, la cavavo. Che si è diretta subito sulla caduta dell'esca. Oh, qua c'è una. Ups, si è girata. Niente. Si era girata, ma non è voluta rimanere. È dietro, c'è l'onda dietro. Se fa in queste situazioni, io non lo so. Potrei provare a diminuire la taglia, rallentare il recupero. Oh no, l'avevo mangiato. Allora proviamo a rallentare. Perché? Allora proviamo a rallentare il recupero, tenendo in superficie con la punta alta. Oh, era bella. Ah, già era beaggio. E ora riproviamo là, appena bollato. Uff, si è fermato. Come il mio cuore. Sta venendo un infarto. Presa. Bella. Bella. Bella questa. Bella Fario. Fario time. Fario time. Eccola qua che si è slamata. Bene, meglio per me, anche perché il guadagno è là in fondo. Ciao! Quindi, ragazzi, se volete venire qua, questo è il mio consiglio. Ho toccato una. Solo toccata, però. Dietro ce n'è una. Dai. No! No! L'ha mangiato, però l'ha presa pelo, 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 pelo. Allora... Vai! Guardate che piega la Wild Spirit. Perfetta per sta pesca qua. Ecco, sei anche slamata.
perché gli devo fare l'ignorante, tirare come Danny Lazzarini.